Poi Hashem Dio fece germogliare dal suolo in abbondanza ogni albero piacevole da vedere e buono da mangiare, tra cui l'albero dei viventi e l'albero della conoscenza del bene e del male, posti al centro del frutteto. Fin dai primi secoli della storia umana, le persone hanno cercato di giustificare le loro azioni sbagliate, evitando così la loro responsabilità personale. All'inizio, l'uomo ha usato le sue capacità mentali per creare ingegnosamente la prima scusa che lo avrebbe assolto dalla sua colpevolezza per aver infranto la legge di Dio. A sua difesa, l'essere umano dichiarò: «La moglie che mi hai dato, lei me ne ha dato dall'albero e ne ho mangiato». La donna, seguendo l'astuto esempio del marito, che credeva di aver posto su di lei la colpa, pensò subito: «Il Nahash mi ha ingannata, ne ho mangiato». Sono Daniele Salamone e fra qualche istante cercheremo di capire insieme perché Dio piantò al centro del giardino dell'Eden l'albero della conoscenza, pur sapendo che l'uomo sarebbe caduto nella tentazione. La situazione dell'Eden non è cambiata molto da allora. L'uomo ha continuato nella sua incessante ricerca di scuse sempre più sottili, sofisticate e convincenti che potessero liberarlo dalla sua responsabilità morale o spirituale. In modo più sfacciato del primo uomo, che accusò direttamente la moglie e indirettamente Dio per avergli dato quella donna lì, molti oggi si sono gonfiati di orgoglio di porre Dio come l'iniziatore, il promotore e l'istigatore della tragedia nell'Eden. Lo studioso Norman Masters, nel rispondere alla domanda di chi fosse la colpa per la caduta dell'umanità nel giardino, dichiarò con enfasi: «Il Signore Dio è il tentatore dell'Eden» in Genesi 2:17. Dì a un bambino o a un giovane di non fare qualcosa e crea immediatamente la tentazione di farlo. Se non vuoi tentarli, non menzionarlo mai e assicurati che la tentazione non sia disponibile a essere ceduta. Pertanto, con questa unica accusa diffamatoria, molti uomini hanno tentato di rinunciare a ogni peso di colpevolezza e responsabilità. La verità è che se Dio viene accusato delle nostre tragedie, errori e azioni corrotte, allora l'uomo diventa libero dalla sua responsabilità verso Dio. Ed è questa libertà o licenziosità che molti vogliono ottenere. Tuttavia, questi uomini semplicemente non hanno voluto trattenere Dio nella loro vita e nei loro sforzi per trovare un po' di pace nelle loro azioni errate si sono impegnati in una ricerca deliberata di una sorta di male intrinseco nella natura di Dio. D'altra parte ci sono quelli che credono solo nel Dio amorevole che la Bibbia rivela, ma che trovano difficile capire o spiegare. In primo luogo perché Dio permette che alcune cose accadano alle sue creature senza intervenire in modo soprannaturale. In secondo luogo perché addirittura sembra che a volte Dio stesso influenzi negativamente le cose, facendo così calare la sventura sull'uomo. Quindi la domanda che sorge spontanea è: perché Dio ha creato l'albero della conoscenza del bene e del male? Il racconto della creazione della Genesi è una delle narrazioni più sublimi registrate nella Bibbia. Il capolavoro del creatore è una sinfonia armoniosa che delizia le nostre orecchie. C'è solo una cosa che stona nel nostro timpano, qualcosa che ha impedito a molti di credere nel creatore: la creazione di un albero specifico. Per molti la domanda perché Dio ha creato questo albero rimane senza risposta, poiché non possono conciliare l'idea di un Dio benevolo con il fatto della creazione di qualcosa che ha portato alla caduta e distruzione dell'uomo. Come ha suggerito uno scrittore, questo versetto può essere interpretato come se Dio creasse anche il male. Spesso i credenti affermano che tutto il bene viene da Dio, mentre il male viene dall'uomo. Ma sembra che al momento della lettura della Bibbia si dimentichino che
lo stesso Dio che ha creato il bene ha creato anche il male. Quale necessità aveva Dio di piantare quest'albero, i cui frutti erano frutti del male? E qui si pone un dilemma. O Dio non sapeva cosa sarebbe successo con questo fastidioso alberello, o se lo sapeva, perché ha creato l'albero? Se non lo sapeva, non era saggio, ma se lo sapeva era malvagio. Tuttavia, supporre che l'albero della conoscenza del bene e del male fosse il male è l'errore principale che una persona commette mentre intende comprendere le vie di Dio. Genesi 1:31 riporta le seguenti parole: «E vide Dio tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era bellissimo. Fu sera e fu mattina, il sesto periodo». Le scritture dichiarano che tutto ciò che Dio aveva creato non era solo buono, ma molto buono. Esodo 20:11 registra che tutto fu creato nei 6 giorni di attività creativa divina, quindi nulla è stato creato dopo quei giorni. La conclusione veritiera e inevitabile, quindi, è che l'albero della conoscenza del bene e del male era in effetti molto buono. Ma c'è qualcos'altro che va sottolineato quando si affronta la natura intrinseca di questo albero. Anche se il nome dato all'albero allude a qualcosa di negativo a causa della parola male, il fatto è che questo albero non era un generatore di male. L'albero stesso non era il bene e il male, cioè che conteneva di per sé bene e male. Piuttosto era l'albero della conoscenza del bene e del male. Sono due cose molto diverse. Quando Mosè scrisse della conoscenza contenuta nel frutto di questo albero, usò il termine ebraico da'at, che implica un discernimento e distinzione, ma anche un coinvolgimento intimo, se formulato in diversa maniera. Quando esprimeva discernimento e o intimo coinvolgimento, Mosè usava il verbo ebraico yada. E a proposito di questo termine, i dizionari di ebraico biblico osservano che yada significa essenzialmente conoscere per osservazione e riflessione, oppure conoscere per esperienza diretta. Di conseguenza, una differenza nell'uso di questi due termini può essere trovata in Genesi 4:1. Adamo conobbe Eva sua moglie, ed ella concepì e partorì Caino. E qui viene usato il verbo yada, conoscenza per intima partecipazione. Mentre in Genesi 2:17 Dio afferma: ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerete. E qui viene usato da'at, distinzione della conoscenza. Certamente questa conoscenza non comportava di per sé nulla di male, poiché non si basava sull'esperienza del bene e del male, ma piuttosto nell'ampliamento dell'intelletto per distinguere tra il bene e il male. Come nel caso della Bibbia, che ci dà la conoscenza del bene che dobbiamo fare e del male che dobbiamo evitare di fare, senza necessariamente indurci a fare il male, questo albero conteneva tale conoscenza. Ma se questo albero non aveva una natura malvagia, allora che cosa rendeva quest'albero un albero che non era buono da mangiare? Se qualcosa rendeva il frutto di quest'albero non ideale da mangiare, sicuramente non aveva nulla a che fare con la natura dell'albero stesso, poiché ricordiamoci che tutto ciò che Dio aveva creato era molto buono, ma aveva invece a che fare con il comando e il divieto di Dio. Quando Dio proibì all'uomo di mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male, non attribuì nulla di male all'albero in sé. Tuttavia ha fatto notare la tragica conseguenza del mangiare dall'albero, che non era conseguenza della natura intrinseca dell'albero, ma della disobbedienza al comando di Dio di non mangiare da quell'albero. Si consideri il fatto che Dio avrebbe anche potuto proibire all'uomo di mangiare dall'albero della vita, a cui si allude in Genesi 2:9. Anche se con il suo stesso nome questo albero denotava qualcosa di positivo, la vita, l'uomo non sarebbe stato comunque scusato se avesse disobbedito a un comando divino di non mangiarne i frutti. Ma allora perché era necessaria la proibizione divina sull'albero della conoscenza del bene e del male? Non poteva Dio evitare semplicemente di porre all'esistenza quest'albero e quindi il divieto che lo accompagna, garantendo la felicità eterna delle sue creature? Gli scettici spesso si lamentano del fatto che Dio abbia intenzionalmente indotto Adamo ed Eva al fallimento. Tuttavia, Dio dovette dare ad Adamo ed Eva una scelta. Senza il libero arbitrio, Adamo ed Eva sarebbero stati dei semplici burattini, come sostiene la dottrina calvinista della predestinazione. Il vero amore nei confronti di Dio richiede sempre una scelta. Dio voleva che Adamo ed Eva scegliessero di amarlo e di fidarsi di lui. L'unico modo per dare questa scelta sarebbe stato comandare
di non fare qualcosa che non era consentito fare. Infatti, la creazione di questo albero e la sua successiva consegna del divieto si spiegano, se non totalmente, almeno in gran parte, sulla base dell'amore divino. La Bibbia dichiara in 1 Giovanni 4 che Dio è amore, pertanto tutte le sue azioni verso l'uomo, dalla sua creazione alla sua redenzione, sono state il prodotto del suo amore. Wayne Jackson ha notato: l'amore del cielo è stato dimostrato in quanto l'umanità era dotata di libero arbitrio, ci è stata concessa la libertà di scelta. Qualcuno potrebbe concepire Dio come un Dio amorevole che ha creato esseri intelligenti, ma poi li ha programmati per servirlo senza alcuna forza di volontà personale? Difficilmente. La verità è che l'amore richiede il libero arbitrio. E il libero arbitrio, per il suo compimento, richiede la possibilità che si possa fare una scelta in un modo o nell'altro. Affinché l'uomo potesse avere scelte che consentissero l'uso della sua volontà personale, era necessario un comando divino. Allo stesso tempo, ovviamente, avere il comando in atto ha aperto la strada alla possibilità di scegliere liberamente se obbedire o disobbedire a tale comando. Dio, nel suo amore infinito, ha voluto che l'uomo godesse del libero arbitrio e scegliesse di fare la sua volontà. Voleva che l'uomo lo amasse, non perché fosse l'unica opzione a sua disposizione, ma perché era l'unica opzione che gli avrebbe garantito la gioia eterna. Dobbiamo anche ricordare che solo perché Dio preconosce il futuro non vuol dire che sia lui a predeciderlo, né che lo rende in qualche modo malvagio se non agisce in base a quella conoscenza per cambiare il futuro. Noi come esseri umani agiamo in modo simile. Per esempio, ci sono molte cose che facciamo per amore, anche se riconosciamo che prima di farle ci saranno momenti in cui le cose non andranno sempre per il meglio. Ad esempio, generiamo figli con la preconoscenza che in un modo o nell'altro si ammaleranno, faranno scelte sbagliate, soffriranno, saranno odiati, invecchieranno, si indeboliranno e moriranno. Ecco, sebbene Dio conosca il futuro e abbia il desiderio o il potere di cambiarlo, non potrà mai farlo, perché non violenta la volontà dell'uomo, qualora quest'ultimo decidesse di mantenere la sua volontà personale. In un articolo dal titolo provocatorio, I peccati del padre, si legge la seguente dichiarazione: se Dio non voleva che Adamo ed Eva ne mangiassero, allora perché lo mise nell'Eden? Questo sconvolge la mente. Perché creare un oggetto così pericoloso ma affascinante e collocarlo proprio nel mezzo del paradiso, non protetto, dove poteva essere facilmente mangiato? Avrebbe potuto metterci almeno una staccionata. Dio ha teso una trappola per le sue creature? Voleva avere una scusa per esiliarli dal paradiso? Vedete, Dio viene accusato non solo di creare qualcosa di pericoloso per l'uomo, ma anche di non prevedere alcun sistema di prevenzione e sicurezza per l'incolumità delle sue creature. Tuttavia, come notato prima, Dio è amore, e questo tratto di Dio, come evidenziato nella tragica storia dell'Eden, è mostrato nella sua provvidenza per l'uomo. Questa provvidenza è accuratamente inserita nel racconto di Genesi 2, sebbene sia un tipo di provvidenza che molte persone non riescono a vedere o non vogliono vedere. Dio ha sempre voluto che l'uomo osservasse i suoi comandamenti e quindi ha usato vari mezzi per facilitare tale obbedienza. Consideriamo i seguenti punti. In primo luogo, Dio ha posto l'albero della conoscenza del bene e del male in mezzo al giardino. Questa posizione era strategica. Poiché l'albero si trovava in mezzo al giardino, non c'era modo che l'uomo potesse mangiarne il frutto scambiandolo per un altro. A differenza di quanto dichiarato a volte dagli scettici, questo luogo assicurava che l'uomo non avrebbe peccato per ignoranza o disorientamento. In secondo luogo, Dio pose anche l'albero della vita in mezzo al giardino. E il fatto che anche questo albero fosse in mezzo al giardino serviva come mezzo di attrazione per fare del bene quando l'uomo era spinto a disobbedire Dio. Collocando questo albero molto vicino all'altro albero, Dio ha ricordato all'uomo che aveva la libertà e quindi la possibilità di scegliere l'obbedienza sulla disobbedienza, la vita sulla morte. In terzo luogo, il divieto e l'eventuale punizione avevano lo scopo di fungere da staccionata o recinzione per impedire all'uomo di violare il confine divinamente istituito. Dio disse: nel giorno in cui ti avvicinerai per mangiarne il frutto, la tua morte è certa.
Poiché c'era una conseguenza promessa per le azioni dell'uomo, c'era anche la paura di sopportare questa terribile conseguenza. Questo da solo avrebbe dovuto essere sufficiente per tenere l'uomo lontano da questo albero. Non serviva un recinto di filo spinato o ad alto voltaggio elettrico attorno all'albero per proteggere Adamo ed Eva, poiché l'avvertimento di Dio fungeva già da recinto di protezione. Ma vediamo anche come Eva stessa tenta di costruire da sé una staccionata o un recinto non attorno all'albero, ma attorno al comandamento di Dio, per cercare di non cadere in tentazione. Quando Eva risponde al serpente, aggiunge delle parole che Dio non aveva detto. Il Signore ha detto di non toccare. Dio non aveva detto di non toccare, ma è Eva a mettere nella bocca di Dio parole da lui mai pronunciate. E cosa è successo? È successo che se Eva avesse toccato il frutto e non sarebbe morta, allora non sarebbe morta neanche se lo avesse mangiato. Eva si è costruita da sola una trappola, aggiungendo un comandamento che Dio non aveva espresso, motivo per il quale più avanti la Torah dirà di non aggiungere né togliere nulla dalle parole di Dio. Ecco quali sono le conseguenze alle quali vanno incontro tutti coloro che con le loro tradizioni umane annullano la parola di Dio. Questo significa che è pericoloso costruire un recinto attorno alle scritture, pratica che i rabbini, i cattolici e tutti coloro che seguono le tradizioni umane non si lasciano sfuggire. In quarto luogo, Dio creò molti più alberi con l'intento che l'uomo non avesse avuto bisogno di mangiare da questo albero proibito. Dio non solo fece crescere nel giardino vari tipi di alberi, ma il testo ci informa che ogni albero era bello da vedere. Dio non solo si è assicurato che ci fossero molti alberi per l'uomo, ma si è anche assicurato che questi alberi gli fossero attraenti. L'attrazione di ogni albero del giardino rappresentava un tassello fondamentale destinato a distrarre ogni possibile brama che l'uomo potesse avere per l'albero della conoscenza del bene e del male. Certamente Dio ha fornito i mezzi necessari all'uomo per obbedire alla sua volontà divina, e nonostante ciò alcuni vedono ancora la creazione di questo albero come una prova fondamentale del lato oscuro di Dio. Eppure non dovremmo lanciare una tale accusa contro il Dio che ha creato un mondo perfetto per l'uomo dotato di libero arbitrio, fornendogli così tutto l'avvertimento necessario per impedire all'uomo di peccare. In conclusione, è necessario sottolineare un altro punto. Adamo, come ogni uomo dopo di lui, godeva del libero arbitrio che gli avrebbe permesso di scegliere di fare il bene. Sebbene Adamo abbia deciso di disobbedire a Dio, ciò non significa che il piano di Dio sia fallito. La verità è che quando l'uomo cade nel peccato e nella disobbedienza, Dio non deve essere biasimato. L'apostolo Giacomo dichiarò: "Nessuno dica quando è tentato, sono tentato da Dio, poiché Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta nessuno." I credenti nella Bibbia possono essere certi che nel nostro esercizio della volontà personale il desiderio di Dio sarà sempre per il nostro benessere. Allo stesso modo in cui Adamo ha dovuto scegliere tra la vita e la morte, anche io e te siamo chiamati a fare le nostre scelte. Non si può amare veramente Dio se non c'è la nostra scelta di volerlo amare. È certamente volontà di Dio che scegliamo la vita. Mosè esortò il popolo di Dio dicendo: "Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza." Bene, siamo giunti al termine di questo studio. Vi ringrazio per essere stati con me e per la vostra costante partecipazione ai commenti. Qualora vorreste approfondire l'argomento appena affrontato, nella descrizione del video vi lascio alcuni utili riferimenti bibliografici. Se è la prima volta che passate dal mio canale, vi invito a iscrivervi, non dimenticando di attivare le notifiche cliccando sulla campanella. Se il video vi è piaciuto e vorreste altri contenuti come questo, scrivetelo nei commenti e selezionerò per voi gli argomenti più interessanti per parlarne in un prossimo video. Shalom!